Ha preso il via ieri sera la più grande manifestazione canora italiana condotta da Carlo Conti. Il presentatore è apparso disinvolto e rilassato e le tre donne che lo hanno affiancato, Arisa, Emma e la Morales, hanno svolto con spontaneità il loro ruolo. Lo share di ascolto sembra aver superato quello della passata edizione e ci sono tutte le premesse per confermare questi dati nei prossimi giorni. Ieri si sono esibiti 10 dei 20 big presenti in gara e poi c'è stato lo spazio dedicato ai super ospiti, tra i quali particolarmente emozionante è stato il ritorno della coppia Romina Albano sul palco dell'Ariston. Stasera entrano in gioco le nuove proposte, 4 degli 8 giovani si esibiranno in due coppie a sfida diretta. Inoltre saliranno sul palco anche gli altri 10 big che non hanno partecipato ieri sera. Per quanto riguarda i super ospiti, lo spazio musicale è affidato al grande Biagio Antonacci e al cantautore inglese Marlon Roulette. Grande attenzione rivolta alla presenza di Conchita Wurst, vincitore dell'ultimo Eurovision Song Contest, e a quello di Charlize Theron, protagonista di un'intervista con Carlo Conti. Sarà poi la volta del ciclista Vincenzo Nibali e dei ballerini della compagnia americana Pilopulos. Lo spazio comico non mancherà nemmeno stasera e sarà affidato ad Angelo Pintus, noto per le sue performance a Colorado. Una puntata ricca di contenuti, insomma, quella di stasera, che merita di vedere incollati davanti al televisore milioni di telespettatori.